Augura sabato prossimo, 6 febbraio, presso il Centro d'Arte L'Idioma di Ascoli Piceno, la mostra Taglio Scritture di Sergio Carlacchiani, un titolo che è sicuramente tutto un programma. E siamo qui proprio con Sergio Carlacchiani per parlare appunto di questa mostra particolare, di quelle che saranno le sue caratteristiche. Allora, ci vuoi subito illustrare di che cosa si tratta, Sergio? Beh, come ormai mia consuetudine è quella di un po' sconvolgere il mio pubblico, tra virgolette, sconvolgere sempre in senso positivo. Questa volta propongo una ricerca che mi sta molto a cuore, e questa ricerca è basata sui materiali di scarto che la calzatura e l'industria calzaturiera produce. E, nello specifico si tratta di materiali che si usa nel taglio del pellame, quindi nell'inizio della produzione della scarpa. E questa volta ci tengo a fare questa operazione nel migliore dei modi, perché effettivamente credo che nessun artista si sia mai occupato così da vicino del problema artistico della calzatura. Cioè, la calzatura per noi è ormai il primo, come dire, la prima industria che ci dà da lavoro, e quindi vederlo anche questo problema anche inquadrato sotto il piano artistico mi sembrava una cosa doverosa, soprattutto per noi che ci occupiamo anche d'arte, insomma. Ecco, abbiamo detto il materiale povero della calzatura, ma cerchiamo di addentrarci ancora un pochino più nei dettagli. Che cos'è che presenti appunto ad Ascoli Piceno? Sì. Sulla base anche di quello che poi magari vedremo viene presentato nel tuo catalogo. Sì, io presento dei ceppi luce che sono in realtà delle basi da lavoro dove appunto si incide il pellame. Sono dei piani d'appoggio che si usano da mettere sotto le trance, dove verranno schiacciati questi modelli che poi saranno i modelli che si useranno per fare la calzatura. Questi sono i ceppi luce, ed altri invece nella manifattura manuale utilizzano dei piani d'appoggio in zinco, e questo zinco è proposto da me in modo da costituire dei poemi oggetto, quindi delle ipotesi di libro, altro libro. Vedi anche l'operazione che feci qualche tempo fa, che ancora gentilmente voi presentaste, della poesia da pattumiera. Insomma, tutte queste proposizioni di altre modalità di libro a me interessano in maniera particolare. Ecco, in particolare, Sergio, che cosa ci sarà fra tutte queste che appunto tu senza dubbio avrai elaborato ad Ascoli Piceno, magari un po' per incuriosire i nostri ascoltatori? Beh, ci sono tre ceppi luce trasformati in lampade, quindi delle lampade, vere e proprie lampade scultura, una in materiale plexiglass, due invece in ferro, uno ferro arrugginito e un altro ferro ramato. Questa è la struttura portante che regge questo pannello da me elaborato. E in altre situazioni potremo invece vedere questi zinchi trasformati in altrettante sculture, o meglio poemi oggetto, e in altre ipotesi di quadro proprio utilizzando questo zinco con degli ossidi propri dello zinco. E vado insomma a creare questo quadro, che è un altro tipo di quadro naturalmente. Ecco, Sergio, ma che cos'è che ti ispira in particolare, per esempio, di una piastra di zinco come tu appunto, che tu ci hai detto trasformi in questo poema oggetto? Che cos'è che ti ispira in particolare, che cos'è che ti spinge a dire questo
pezzo di materiale lo voglio utilizzare per creare una mia opera? Sì, io devo dire che a fronte di tutta questa ricerca mia c'è stato un passaggio nella mia vita che è stato quello di lavorare all'interno proprio della industria calzaturiera. Ho passato un anno dentro al laboratorio. E insomma la mia era una modalità di evasione all'interno della routine, no? Quindi pensandomi di impugnare una penna, in realtà impugnavo un coltello. E questa taglio scrittura di cui parlo qui non è altro che appunto il segno che si produceva tagliando quei percorsi obbligatori dati dal modello. E, naturalmente qui poi ha agito molto la fantasia e la proiezione mia di andare oltre quella ipotesi routinaria, no? Che in un certo senso serve per appunto vivere, no? Ti dà da vivere, ma d'altro canto ti dà anche la possibilità di assecondare questa tua voglia di evadere, no? Di evasione. E quindi a me fa molto piacere poter rimandare questa mia sensibilità nel vedere questi materiali come altre possibilità di scrittura, rimandarla a chi magari tutto il giorno effettivamente deve fare i conti con queste cose in maniera routinaria, poter evadere con me e fare questo viaggio, insomma. E in questo senso mi è doveroso ringraziare chi con me ha voluto portare avanti questa ricerca che dall'inizio, 5-6 anni fa, sembrava veramente assurda, no? E invece devo appunto ringraziare tutta questa gente che ha creduto nella mia, tra virgolette, visionarietà e mi ha dato l'appoggio a far sì che questa cosa adesso cominci ad essere, insomma, tangibile. E per questo in primo luogo voglio ringraziare la Cassa Rurale di Civitanova Marche, che nella persona del direttore e presidente è stata veramente encomiabile, e perché, come sappiamo, adesso come non mai gli artisti hanno bisogno di essere aiutati in questo senso. Ecco, il catalogo che tu ci hai portato ha un testo critico molto interessante, perché è stato curato da Mariano Apa, un critico d'arte appunto fra i più noti soprattutto nella nostra regione, ma poi anche a livello nazionale. A questo punto ti chiedo allora che tipo di riscontro sta trovando, visto che le tue opere sono anche oggetto di critiche piuttosto ad un certo livello, insomma. Sì. Ti ringrazio per questa domanda che mi inorgoglisce, sia per la presenza del testo critico della persona di Mariano Apa. È un critico, come hai già detto tu, apprezzabilissimo sia in campo nazionale che anche fuori, e questo dà il segno della mia attività. In questo ultimo periodo, diciamo gli ultimi anni, ho serrato molto i tempi e mi sto proponendo veramente a livello nazionale, e quindi in modo anche frenetico, però credo che sia indispensabile per chi propone anche un certo tipo di cose che vanno verso la ricerca, di avere un confronto ad ampio raggio, quindi un confronto che può essere di scontro e di riscontro, no? Però l'artista deve cercare l'altro e deve cercare questa possibilità di confronto con gli altri, non solo con la realtà locale, ma soprattutto ed anche, direi, con le realtà che sono più distanti. Ricordiamo per concludere che ad Ascoli Piceno, appunto presso il Centro d'Arte e l'Idioma, la mostra Taglio Scritture di Sergio Carlacchiani si apre sabato prossimo, 6 febbraio, l'inaugurazione è prevista per le 18, per concludersi il 21 febbraio. Dopo Ascoli Piceno, Sergio, che cosa fai? La mostra è itinerante? Sì, credo proprio di sì, se ci sarà la volontà appunto sia spirituale che economica di andare avanti, vorrò presentarla e ripresentarla sia a Civitanova che Macerata per quello che riguarda il nostro territorio. Poi probabilmente andrà a Milano
e forse anche all'estero. Per ora godiamoci questa cosa ad Ascoli, credo che sia importante cominciare ad Ascoli innanzitutto perché questa galleria all'idioma è una galleria di riprovata serietà e di 10 anni di attività condotti in maniera molto seria. E poi proiettiamoci appunto ad altre mete, sperando di trovare riscontro anche sotto il profilo appunto di sogno, direi. Cioè, tu ormai sai com'è il mio modo di agire, è un modo ludico di presentare le cose, ma allo stesso tempo di dare una possibilità al sogno, di amplificare questa cosa che purtroppo invece i tempi, la società, quello che ci investe in maniera, devo dire, sempre più pressante, ci vuole negare. Io lo voglio invece ribadire, per quanto sarà la mia forza e quanta gli altri me ne vorranno concedere.